Pescara così bello è arrivato solo il gol, solo dopo il gol del 2-1, perché alla fine con Bocic potevano arrivare anche i 3 punti, eh? Non credo che sia così dopo il gol del 2-1. Abbiamo cominciato bene la partita, abbiamo aggredito, abbiamo giocato, abbiamo creato subito situazioni importanti. Poi siamo passati in vantaggio e abbiamo avuto parecchie altre situazioni in cui abbiamo giocato a campo aperto e in cui potevamo sfruttare meglio tante ripartenze importanti. Di contro, anche nel primo tempo abbiamo subito qualche traversone, soprattutto da destra, perché da quella parte filtravano, però siamo sempre stati piazzati in un modo adeguato con la difesa. Quindi non è che noi abbiamo giocato solo dopo il 2-1, il secondo tempo avevamo cominciato anche bene. Poi c'è il contraccolpo psicologico. Abbiamo preso il gol del 2-1 a difesa schierata, anche lì con un tiro dal limite dove potevamo fare meglio. E poi abbiamo continuato a giocare, quindi non è che abbiamo giocato soltanto dopo il 2-1, abbiamo giocato anche prima. Il rammarico è prendere il primo gol in cui siamo piazzati, in cui 2 o 3 volte perdiamo il rimpallo e non siamo perentori nell'allontanare questa palla. E 4-5 possibilità invece importanti che noi a loro non abbiamo concesso, ma che loro ci hanno concesso a campo aperto, importanti per poter fare il 2-0. Per un attimo abbiamo avuto un contraccolpo psicologico sul 2-1, per un attimo, perché anche il secondo tempo l'avevamo cominciato bene, giocando, e forse l'unica cosa su cui concordo con la sua domanda è che dopo l'1-0 abbiamo abbassato l'aggressione come metri in campo, abbiamo cominciato a fare un po' più di densità dietro e quindi abbiamo abbassato il baricentro di una ventina di metri perché gli attaccanti andavano poco a fare filtro, quindi abbiamo concesso un po' di palleggio, però a volte si può concedere anche un po' di palleggio all'avversario. Faccio qualche considerazione sui numeri. Io so che il meno 7 a lei porta fortuna, no? Perché a dicembre era meno 7 quando vinse un campionato qualche anno fa, quindi non le chiedo se è preoccupato per la classifica, però le chiedo se questo ritmo di 2 gol a partita subiti le comincia a dare fastidio. Voi mi fate sempre le stesse Ma sono domande. numeri ogni partita, Io mister. lo so, voi mi fate sempre le stesse domande. Io non gliela vorrei fare dei 2 gol a No, ma partita, però ci sono. neanch'io me ne rendo conto, e chiaramente uno risponde, ci mancherebbe altro. E sa cosa le dico? Vado sui dati oggettivi. Prego. No, stasera ho visto dietro i ragazzi nell'andare ad attaccare il portatore palla, nell'andare ad attaccare qualche elastico, qualche movimento destabilizzante che loro facevano con Schenetti o a volte anche con le mezzali, un po' titubanti. Quindi è come se si fosse generato un po' di insicurezza. L'azione del secondo gol è stata così, l'azione del primo gol, diciamo, è stato un fatto casuale perché ogni mezzo rinvio non perentorio equivale a un mezzo gol, questa è una regola assoluta e lì 2 o 3 volte non siamo riusciti in area di rigore a allontanare la palla. È chiaro che non la vorrei questa domanda, è chiaro che pure io rimango interdetto, lo sa perché rimango interdetto? Perché non siamo mai in situazioni di inferiorità numerica, non è un problema di equilibrio. Non è Anche un... quando ci attaccano la tre quarti che sembrano tanti di più. Ma non credo che stasera è successo, succede solo... No, non credo che succeda, succede qualche volta quando abbiamo la palla e la consegniamo all'avversario. Noi abbiamo avuto... Io mi vedrei la partita con lei, Ma molto vorrei volentieri. vedere, Molto e alcune volentieri. cose gliele farei vedere. Noi, loro ci hanno lasciato tante situazioni, soprattutto nel primo tempo, ma anche dopo nel secondo tempo, campo aperto. Noi abbiamo concesso un po' di spazio quando nella distribuzione del gioco facciamo qualche errore banale nella distribuzione, vedi qualche difensore che sbaglia a dosare il passaggio, quindi l'avversario può intercettare e per un attimo ci prendono un po' di campo, però siamo sempre schierati. Ma ritornando al discorso dei gol, Speriamo di non doverle fare più è questa domanda, così, dai. è così. No, no, ma ci sta, perché per carità ci sta, però resta il fatto anche che anche stasera abbiamo giocato un'ottima partita perché abbiamo giocato a calcio, perché abbiamo accettato il confronto, perché abbiamo creato. E in tutti questi discorsi che facciamo, e che chiaramente quelli limitatamente ai gol che subiamo dobbiamo assolutamente risolvere, in tutti questi discorsi che facciamo abbiamo avuto anche la possibilità di vincerla. Assolutamente con Bocic. Volte vabbè, si può sbagliare, quindi prendiamo anche quello che questa squadra è in grado di fare e di proporre dal punto di vista del gioco e delle Ma prestazioni. infatti ho detto che dopo il 2-1 il Pescara ha rischiato e forse anche la meritava di vincere. L'ultima da parte mia, so che anche su questo non è d'accordo, però stiamo scherzando questa sera, quindi vado avanti. Con Rizzo e Giambo che tornano a disposizione, è impossibile pensare di dare un po' più di copertura con il centrocampo a tre? Non le piacciono i numeri?
numeri, ma lo so, no, però ci non è una questione di numeri, non si faccia le domande e si risponde da solo, mi dia la possibilità, prego, di rispondere. Tutto si può fare, perché tutto si può fare. Di certo i gol che subiamo non sono figli del disequilibrio, perché subiamo situazioni in inferiorità numerica. Se andiamo a rivedere tutti i gol che abbiamo preso, non è avvenuto mai questo. Poi tutto si può fare, i giocatori bisogna averli. Rizzo nel frattempo è un giocatore che momentaneamente si è fermato, in questo momento ne avevamo due, hanno fatto una buona partita Pompetti e Memusciai. Tutto si può fare, ma perché? Ma anche continuare a giocare con due e con quattro davanti è un problema. Tutto, valuteremo tutto quello che c'è da valutare, ma io non sono legato assolutamente, come ho detto prima, ai moduli. Quindi chi sta meglio, chi è più pronto in allenamento, chi dimostra di stare meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista motivazionale e dal punto di vista tecnico e della disponibilità anche all'interno dei concetti di gruppo, gioca. Quindi le cose si possono adeguare tranquillamente, ma perché noi mettiamo tre in mezzo al campo e abbiamo risolto il problema? Se fosse così semplice. Ultima da studio, io non chiedo niente di Galano, eh. Ultima da studio. Ma lei non deve chiedere niente di Galano, deve solo venirsi a vedere gli allenamenti. Se fosse possibile, volentieri. Non so, la faremo venire. Con grande piacere. Una concessione. Con grande piacere. Questo non sarebbe male. Allora, Pierpaolo Marchetti o Fabio Ferraresi? No, io ero curioso di chiedere al mister che saluto. Non ho capito, però. Ero curioso di chiedere al mister che saluto se qualcosa su questa considerazione sul fatto che la squadra è molto brava quando riesce a giocare il suo calcio, quindi grande velocità, grande pressione in avanti, recupero della palla immediato. Secondo me ha tanti margini di miglioramento quando invece a volte capita di dover cambiare un po' il ritmo della partita, perché te lo impongono gli avversari o perché le circostanze lo richiedono. E quindi se anche lui ritiene che ogni tanto ci vorrebbe un po' più di palleggio in alcune situazioni, perché lì secondo me che il Pescara ogni tanto si disunisce un po', perché è difficile giocare quel calcio bellissimo per 90 minuti e 40 partite all'anno. Poi sono dei momenti in cui la partita ti richiede qualcosa di diverso. Auteri? Diceva Pierpaolo Marchetti che quando il Pescara gioca il suo calcio veloce è bellissimo, però forse deve palleggiare un po' di più quando non riesce a mantenere quel ritmo nell'arco della partita, perché chiaramente non si può giocare come gli ultimi 20 minuti per 90 minuti per 38 partite, dice Pierpaolo Marchetti. Deve migliorare lì il Pescara? Ma cosa abbiamo fatto oggi nel primo tempo? Abbiamo approcciato bene la partita giocando anche rapidissimamente, aggredendo anche in una zona medio-alta di campo, concedendo poco e poi passato in vantaggio un po', come le ho detto prima, abbiamo deciso di abbassarci di 20 metri e quindi di schierarci praticamente, di schierarci sempre bassi e quindi poi è una conseguenza, il recupero della palla non avviene come dovrebbe avvenire e quindi non sei rapido così. È chiaro che quando tu non riesci a trovare i varchi devi palleggiare un po' di più, ma io dico che a volte si può giocare anche una palla su uno smarcamento profondo degli attaccanti, ma a parte questi piccoli dettagli che chiaramente si possono migliorare, questo è un gruppo anche nuovo, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto l'ennesima prestazione importante, però purtroppo non riusciamo a metterci quella, facciamo così, come dice lei, quella ciliegina sulla torta, perché i motivi li sappiamo, insomma. Facciamo così, Oteri, sì. Ci vediamo sabato sperando di non dover rifare la domanda, okay, sui gol subiti. Buon viaggio di ritorno. Grazie.